siamo negli anni 70 dell'Ottocento e troviamo un giovane Nietzsche, ventenne, che si è laureato in filologia classica, quindi ancora non si è occupato di filosofia, legge qualcosa di filosofia, sta leggendo, ha letto Schopenhauer, ma fondamentalmente è un filologo classico, giovanissimo, si è laureato, pensate che lui insegnerà un paio di anni filologia classica e tutta la vita vivrà di una pensione molto molto ridotta, quindi in realtà diciamo che non se la passerà bene economicamente, che gli darà questa università di Basel, di Basilea in Svizzera, in cui lui aveva segnato, gli aveva insegnato per un paio di anni, insomma poco tempo in realtà, e per poi mettersi in malattia. E poi la malattia è un altro dei temi fondamentali della biografia di Nietzsche, malattia che beh, ci sono varie teorie, evidentemente, varie interpretazioni. C'è anche una branca della storia, no? Una storia, anche storia della filosofia, no? O della letteratura che si occupa di capire magari personaggi in vista, che tipo di malattie avessero, no? Di quali malattie potessero soffrire, no? Perché il genio e la sregolatezza a volte sono prodotto anche di stati patologici. Lui ne parla spesso e volentieri nelle sue opere. E lui funziona in questa maniera, funziona in una maniera dei cosiddetti ups and down, cioè passa da momenti di estrema attività, quasi frenetica, quasi non dorme, cioè lo Zarathustra lo getta giù in pochissimo tempo, in un paio di mesi ha composto il primo canto dello Zarathustra, poi lo proseguirà, insomma in pochissimo tempo scrive lo Zarathustra e poi attraversa una fase di crisi terribile, per cui per mesi si chiude nella sua stanza da letto. Lui va peregrinando in tutta Europa, dalla Svizzera, in Italia, spesso si trova in Italia, arriva pure a Messina, compone gli idilli a Messina. Questo il Nietzsche più maturo, evidentemente, no? Nietzsche più maturo, a Genova e poi in Alta Engadina, cioè in Svizzera, vicino al confine con l'Italia, dove compone lo Zarathustra e altre opere particolarmente importanti. E le compone sempre in questa intervallia insanie, per così dire, in questi intervalli di forte depressione che si univano a stati patologici, quindi mal di testa, cefalea gravissima, fortissima, quasi non, praticamente non ti consente nemmeno alzarti dal letto, cecità parziale o temporanea, o un mal di testa talmente forte che non ti consente nemmeno di aprire gli occhi, fotofobia, e quindi uno stato di prostrazione terribile. Per poi, ecco, rinascere improvvisamente, scoppiare di salute, si fa per dire, no? Ma in maniera esagerata e darsi, ecco. E segue una dieta molto rigida, quindi mangia soltanto frutti di stagione, c'ha una dieta prevalentemente vegetariana, molto controllata, vive in maniera tutto sommato solitaria, a parte alcune parentesi. Ora, da che cosa derivi questa malattia? Che poi questi sintomi qui, questa malattia sarà quella che alla fine in maniera conclamata lo porterà alla crisi finale, per cui gli mettono la camicia di forza, come vi dicevo la scorsa volta, e se lo vengono a prendere la sorella e la madre e lo portano lì a Weimar. Io sono stato nella casa tanti anni fa, no? In questa casa mausoleo, questa Weimar, che è una Firenze della Germania, una capitale storica della cultura tedesca, tra l'altro una città, una delle poche città tedesche che è stata risparmiata dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, quindi ci sono ancora edifici storici abbastanza pregevoli che sono rimasti in piedi, in originale, perché altri edifici storici i tedeschi dopo la guerra li hanno ricostruiti in maniera molto, molto simile a quello che era una volta. E c'è questa casa museo, ora appunto è diventata un museo, che era tenuta all'epoca dalla sorella di Nietzsche, dopo la morte del fratello, in cui Nietzsche ha trascorso gli ultimi anni in quello stato che avete visto, no? Quindi sulla sedia a rotelle, allettato, in uno stato neurovegetativo, non parla più, non è in grado più di intendere, di volere e così via. E questo tipo di punto d'arrivo della malattia, che evidentemente è una malattia che ha contratto
da giovanissimo, e lascia propendere i medici, cioè chi si occupa di questo filone, quindi di clinica applicata alla storia, alla biografia, per un'infezione di lue, sifilide. Cioè è possibile, non abbiamo la certezza, ma è possibile che lui abbia contratto questa malattia mentre prestava servizio militare nell'esercito prussiano, i suoi 18 anni, 18 anni l'hanno richiamato, c'era il servizio di leva, e militari, prostiboli, prostituzione, no? Le due cose vanno di pari passo, lo sapete, insomma. Ve lo immaginate, ma nell'Ottocento, ma anche oggi in realtà, no? E dunque si è beccato questa malattia venerea che è molto insidiosa perché all'inizio non si presenta con dei sintomi particolarmente forti come altre malattie veneree, dove l'infezione si manifesta subito in maniera eclatante, ma piano piano oggi si cura facilmente, meglio non prendersela evidentemente, ma si cura con gli antibiotici. E se quindi se la prendi subito ne esci tranquillamente, insomma è comunque una malattia abbastanza seria. All'epoca la malattia faceva il suo corso e alla fine lo stadio finale era quando gli attaccava il sistema nervoso, in caso suo il sistema nervoso periferico e poi quello centrale, e ti dà questi stati di diciamo in cui alterni energie particolarmente sviluppate a momenti di grande depressione, di mal di testa, la faccenda doveva essere di tipo neurologico, poi aveva un'altra serie di sintomi. Comunque qui è il giovane Nietzsche, che quindi ha già fatto il servizio militare, probabilmente la malattia se l'è già presa, ma ancora non è così grave. Non è così grave, però dopo un paio d'anni dovrà lasciare l'università dove aveva iniziato a insegnare, perché è una malattia invalidante sin da subito, e quindi vivere per conto suo, e lui cerca, un po' come tutti i tedeschi, come tutti gli uomini nordici, cerca il conforto del sole, quindi dell'Italia. No, il Grand Tour lo facevano già nell'inizio dell'Ottocento, no? Schiller, Keats, Goethe, il grande Goethe, aveva fatto il suo viaggio a Roma, il suo viaggio in Italia, era una tappa obbligata. Nietzsche lo fa anche perché, diciamo, costretto dalla malattia, i climi caldi aiutano molto, ecco, la buona salute, soprattutto per gli uomini del nord, quindi lui vivrà poi girando un po' dappertutto. Oppure la montagna, ama molto la montagna, l'aria pura, l'aria sopraffina, per così dire. Questo quindi è ancora un giovane Nietzsche, è un giovane Nietzsche che ha letto Schopenhauer e che ha conosciuto un personaggio assolutamente importante, fondamentale per la sua vita, che è Richard Wagner, il grande musicista, il quale ha come scopo, ha in mente una missione, lui si è dato una missione particolarmente significativa, cioè quella di far rinascere il grande spirito della tragedia classica in salsa germanica, come sapete, no? Quindi i grandi drammi musicali di Wagner ripercorrono, raccontano, no? L'anello dei Nibelunghi, l'oro dei Nibelunghi, no? Raccontano Tristano, Isotta, i miti della tradizione germanica, e volendo, diciamo, far rinascere quella che è lo spirito della tragedia greca, no? Quindi stabilendo anche una continuità, un nesso culturale tra l'antica Grecia, l'età tragica di Sofocle, di Eschilo, Sofocle e Euripide, e la moderna arte drammaturgica germanica, che in qualche maniera si lega anche, e questo Nietzsche non lo perdonerà a Wagner, con la politica, cioè l'arte di Wagner sarà in parte strumentalizzata alla fine. Comunque Wagner si andrà a interfacciare, lui ci sta, perché è un uomo che ama comunque il successo, quindi si presta a che le sue opere vengano utilizzate dalla propaganda del nascente Stato prussiano che si sta avviando a diventare Secondo Reich, che nascerà appunto nel 1871, no? Il Secondo Reich, quindi la Germania unificata, e quindi un'altra forma di nazionalismo. Ecco, per quanto riguarda il nazionalismo, quindi Wagner diventa il cantore, per così dire, il cantore di questa nuova forma di nazionalismo. E questa contaminazione con la politica non è affatto gradita da Nietzsche, infatti Nietzsche prenderà
le distanze da Wagner e dopo averne parlato in maniera entusiastica e celebrativa scriverà un'opera contro Wagner. Proprio per questo motivo, denunciando il fatto che la sua arte è stata venduta alla politica, mentre lui ha un'idea pura dell'arte, l'arte per l'arte. Cioè, il primo Nietzsche è in un certo senso non è esattamente un esteta, ma insomma ha in mente l'idea dell'arte per l'arte. Ma poi abbiamo anche visto, lo abbiamo solo accennato, come l'oltreuomo in realtà è un artista dell'esistenza, cioè quello che è in grado di creare o dovrebbe essere in grado di creare nuovi valori, nuove visioni del mondo, nuove concezioni. E che, chi è che fa questo? Lo fa l'artista, d'accordo? Il grande uomo, lo Zarathustra, o Zarathustra è il fondatore di un'antica religione persiana, no? L'attuale Iran, antica, vissuto tra VI e V secolo a.C., lo Zarathustra storico, e quindi uno che ha creato nuove tavole di valori. Ecco perché Nietzsche intitola allo Zarathustra, così parlò Zarathustra, un po' perché Zarathustra all'epoca non lo conosceva praticamente nessuno, comunque ti sa di Oriente, di strano. Lo Zarathustra di Nietzsche in realtà è greco. Cioè, le idee, lo sfondo è molto greco, non iraniano. Lui di Zarathustra, iraniano, sa poco o nulla. Prende il personaggio di Zarathustra per spostare un attimo l'attenzione, no? Come fa Montesquieu con le lettere persiane, un po' esotico, ecco, un po' di esotismo. Però ecco, lo Zarathustra è quello che crea nuove tavole di valori, quindi è un grande moralista, e il grande moralista è anche un grande artista, se vogliamo, è chiaro? Quindi lui ha già questa idea dell'arte per l'arte, di un'arte per l'arte che però, come volevano i greci, ha un forte valore politico, etico, perché il greco quando si mette a teatro, sapete, non è che va lì semplicemente, paga il biglietto semplicemente per sentirsi un po' di musica, fa anche operazione culturale, no? Culturale fa comunità. Quindi nelle tragedie greche non è che si parla del più e del meno, si parla dei temi più significativi, no? L'equivalente di Sanremo oggi, praticamente, Sanremo è un trash propagandistico, una buffonata, ma noi viviamo in una società farsesca da questo punto di vista, quindi Sanremo è specchio dei tempi, lo specchio del trash, della propaganda, dell'ipocrisia, non so come definirlo, insomma, ti dà il voltastomaco. E almeno perché forse perché io sono antico, qualcun altro magari anche tra di voi è antico, ecco. Quindi io sono antico, mi dà il voltastomaco. Magari Sofocle o Eschilo o anche lo stesso Wagner, un po' di meno. Ecco. Comunque l'operazione che voleva fare Wagner inizia ad essere, non dico Sanremo, ci mancherebbe altro, ma un'operazione che Nietzsche subdora, ma ci vuole poco a subdorare, è così effettivamente, come strumentalizzabile, troppo vicina alla politica. D'accordo? E poi Nietzsche rimarrà comunque amico di Cosima Wagner, cioè della moglie di Wagner, con la quale continuerà comunque a scriversi, c'è cioè un ampio carteggio con la moglie di Wagner, mentre con Richard diciamo che litiga. Ecco. E scriverà Parole di fuoco, e questo è il Nietzsche antinazista, poi parliamo anche del Nietzsche nazista, ecco, ovviamente del mito di quello che è stato attribuito in maniera retrospettiva a Nietzsche. Non può essere nazista semplicemente perché è morto nel 1900 e il nazismo era ancora nella mente di Dio o nella mente di qualche agitatore. Ecco, va bene, quindi non si può parlare di Nietzsche fondatore del nazismo o di Nietzsche nazista perché sarebbe un vero e proprio anacronismo. Però uno potrebbe dire andiamo a vedere le opere di Nietzsche e andiamo a cercare nelle opere di Nietzsche tracce di che cosa? Beh, di un nazionalismo sfegatato, pro-tedesco, pro secondo Reich, da una parte, andiamo a trovare tracce di antisemitismo, di razzismo e così via. Sono queste le tracce ideologiche, sono queste diciamo i contenuti che poi vengono ripresi, riadattati o sarebbero stati ripresi e riadattati dal nazismo. Quando vediamo che Nietzsche parla dei tedeschi e della Germania, non ne parla bene, ne parla quasi sempre male, anzi, in termini assolutamente pessimi, come parla male di Wagner. Cioè io, cioè, con i tedeschi di oggi mi trovo proprio male, mi puzza questa atmosfera, questa cappa di politica che strumentalizza l'arte a fini nazionalistici, mi fa letteralmente schifo. Ecco, si esprime
termini, adesso sto sintetizzando al massimo, tutto quello che sta di tedesco per me puzza, cioè qualcosa di, è insano. Cioè, uno che dice cose del genere, utilizzando dei termini anche a volte pesanti, certo non gli si può attribuire nazionalismo sfegatato, tutt'altro. Attenzione, lui ne ha per tutti, come vi dicevo la scorsa volta. Quindi per i socialisti, per il clero, figuriamoci, la Chiesa Cattolica e così via. Quindi non risparmia niente a nessuno, e nemmeno agli ebrei, e nemmeno alla cultura ebraica, ma non perché fosse lui specificamente antisemita. Anzi, lui non è antisemita perché non solo ha preso le distanze da Wagner, quindi non lo si può accusare di complicità col nazionalismo o di una filosofia che in qualche maniera poi può essere, come dire, fraintesa o riutilizzata dal nazionalismo tedesco, ma rompe anche con la sorella che aveva seguito il marito, lui sì, questo Bernhard Förster, il marito di Elisabeth Nietzsche in Förster, e che era un, diciamo, un agitatore antisemita, imbevuto di quell'antisemitismo di fine 800 di cui abbiamo detto, no? Che è tedesco, austriaco, francese, in tutte le salse nazionali, l'abbiamo visto all'inizio dell'anno, no? Vi ricordate? Ed è tanto antisemita che è uno dei primi a muoversi, andare in Sud America. Poi sapete che il Sud America diventerà nei decenni successivi, ma l'immigrazione tedesca inizia prima, eh? Prima della guerra mondiale, delle due guerre mondiali, prima della nascita del nazismo, poi dopo la seconda guerra mondiale ci sarà, come dire, una colonizzazione, no? Una fuga, queste rat lines, no? Gestita dai servizi segreti statunitense e britannico con la complicità del Vaticano, per moltissimi criminali di guerra che avrebbero dovuto processare, in realtà li mettono in salvo e si rifugiano dal sud del Brasile, ma perché ci sono già delle città tedesche a tutti gli effetti, Blumenau, pure sulle Ande, al confine tra l'Argentina e il Cile, quindi delle atmosfere proprio tedesche e popolazione tedesca. C'erano già in realtà, e lì poi dopo la Seconda Guerra Mondiale saranno accolti tanti nazisti, tra cui si suppone, anzi no, abbiamo la certezza, il dottor Mengele, con degli esperimenti che abbiamo ricostruito. Qualcuno aveva ipotizzato anche Hitler, in realtà Hitler è morto nel bunker della cancelleria, ma insomma poi sono dicerie. E detto questo, il marito della sorella di Nietzsche era così, diciamo, convinto delle sue idee antisemita che si reca, molto prima, no, di questa immigrazione, diciamo, di massa, si reca in Sud America e fonda lì una colonia di pura razza ariana. Vabbè, comunque, lui va lì, muore, la sorella ritorna. E lui aveva rotto con questo personaggio, quindi era fortemente critico dell'antisemitismo, al punto da disconoscere il cognato e da disconoscere anche la stessa sorella. D'accordo? E poi purtroppo lui si troverà a cadere nelle mani della sorella, che in qualche maniera, non dico che odiava, ma insomma mal tollerava, la sorella e la madre, due vere arpie. Dal punto di vista di Nietzsche. Quindi immaginatevi questo qui, povero disgraziato, che è diventato un vegetale e che si ritrova nelle mani di queste due donne. E la cosa interessante, come vi dicevo, è che la pubblicazione delle opere, della maturità, insomma, le opere che erano rimaste incompiute, quindi, come dire, chili e chili di quaderni fittamente scritti da Nietzsche, che aveva questo approccio alla scrittura, avete anche capito? Perché ha quell'approccio frammentario, aforistico? Perché dopo un pochino sta male, cioè, capire, ce la fai a malapena a proseguire un ragionamento, forse è proprio lui che scrive così, insomma, una predisposizione, però secondo me forse anche ha molto a che vedere con i suoi stati di salute, quindi che non ti consentono, cioè scrivere una prosa distesa alla Hegel, per capirci, che è illeggibile per altri versi, meglio Nietzsche, cioè capisci niente lo stesso, però quantomeno finisce il frammento, no? L'hai letto tutto, credi di aver capito qualcosa, dopo rilegge 10.000 volte e capisci sempre cose diverse, che figo in un certo senso, no? Però allo stesso tempo è un pochino anche inquietante, ecco, perché se lo prende in mano un nazista capisce che c'ha ragione lui, se lo prende in mano il nazionalista, nonostante tutto, perché non ha letto quell'altro, capisce anche lui che va bene così, se lo prende in mano un antisemita, capite che poi è stato strumentalizzato parecchio. Insomma, ci sta tutta questa massa di quaderni che in più sono incompiuti, appunti, stanno lì nella scrivania.
Quindi ci abbiamo tante opere pubblicate da vivo, quindi pubblicate da lui, ma ci abbiamo altrettante opere, che non sono opere, sono quaderni di frammenti incompiuti. E questi frammenti incompiuti, e in particolare queste opere che lui stava scrivendo, quella Volontà di Potenza, abbiamo il titolo, perché lui dice: sto scrivendo un'opera, la chiamerò La Volontà di Potenza, struttura della Volontà di Potenza, capitolo 1, è un appunto, eh? Poi una serie di frammenti, più o meno sfarzi, questa roba qui li pubblica la sorella, quando lui è morto, o comunque fuori di testa, non ci sta più, è morto, è un vegetale, e però nel 1900, a partire dal 1900, pubblica queste opere, dandogli un ordine, sapete, parole del genere, più o meno profetiche, più o meno poi dense di significati forti, interpretabili, dipende da come li metti i termini, da come le ordini, cioè puoi dire tutto e il contrario di tutto. Allora, la pubblicazione fatta dalla sorella, magari la sorella è anche in buona fede, non lo possiamo dire, no? Però è lei che eredita tutta l'opera di Nietzsche, è una pubblicazione abbastanza strumentale, comunque è stata giudicata strumentale, poco scientifica e corrotta per questo motivo. Nel 1933, quando Hitler diventa cancelliere del Reich, hanno bisogno di, come dire, di fondare culturalmente, ci sono già gli ideologi nazisti, questo Alfred Rosenberg è uno dei più famosi, che è stato poi ministro dei tedeschi all'estero, e lui era un tedesco di Estonia. Sapete, ci sono questi tedeschi che sono fuori dai confini del Reich e che, quando viene fondato il Terzo Reich, vengono riammessi, si cerca di farli rientrare nel territorio del Reich. E però ecco, si cercano dei riferimenti importanti. Da una parte si bruciano i libri di un Freud, Einstein è costretto a fuggire, quindi tutta quella cultura bassa, ebraica, semita, corrotta, eccetera, eccetera, deve essere spazzata via. Dall'altra, a chi ci rifacciamo? A quali grandi tedeschi? Beh, abbiamo Nietzsche, o meglio, abbiamo la sorella di Nietzsche, sorella di Nietzsche che accoglie Hitler con tutti gli onori, fa gli onori di casa, lei ormai è molto anziana, una signora che ha 80 anni, giù di lì, e accoglie Hitler in questa casa mausoleo che sta a Weimar, quella che vi dicevo che ho visitato tanti anni fa, e in quel momento lì Nietzsche, l'ombra di Nietzsche, il fantasma di Nietzsche, frainteso, ma in realtà l'operazione è puramente di propaganda, no? Diventa uno degli ideologi, uno dei filosofi del Terzo Reich. In realtà non è così, non c'è nulla di filosofico, capite? E questa fama nera peserà su Nietzsche, contemporaneamente è vivo, attivo proprio in quegli anni, quel Martin Heidegger, di cui abbiamo detto la scorsa volta, quello che scrive dell'Ospite inquietante, che ha prodotto anche lui degli studi importanti su Nietzsche, il quale Martin Heidegger, invece no, lui è un professore universitario e lui sposa la causa del Terzo Reich, non è un ideologo nazista, non scrive di politica, però non si dissocia, rimane al suo posto all'università, quindi implicitamente accetta il regime, perché bisognava giurare fedeltà come in Italia. Solo 12 professori accademici, professori universitari si rifiutano di giurare fedeltà al regime e vengono dimessi, sono costretti a dare le dimissioni. Tutti gli altri giurano fedeltà, quindi in una maniera o nell'altra ti fai complice del regime e delle sue politiche culturali. Quindi anche lo stesso Heidegger, che è rimasto in odore di complicità con il nazismo, in effetti il suo atteggiamento è quantomeno ambiguo. Lui c'era, Nietzsche no. Ma comunque su Nietzsche pesa questa idea, è il filosofo del nazismo. Quindi, infatti, quando andavo a scuola io dai preti, non si parlava né di Nietzsche né di Marx, non si poteva proprio parlare, era tabù. Si parlava di Rosmini, di Mazzini, cioè, come se fossero filosoficamente rilevanti. E questo finché negli anni 60, 70... Quindi Nietzsche scompare, cioè è riservato a pochi, ma se ti leggi Nietzsche sei nazista, sei uno di destra, sei un personaggio pericoloso. C'è l'edizione scientifica che viene curata da questi due italiani, questi due filosofi italiani che si chiamano Giorgio Colli e Mazzino Montinari, che vanno in Germania, sono due che conoscono molto bene il tedesco, vanno in Germania, prendono quei quaderni,
raccolti o pubblicati malamente dalla sorella, o ancora inediti, ancora non pubblicati, e realizzano la prima edizione scientifica, quindi filologicamente accurata, con tutte le note al posto giusto, dell'opera omnia di Nietzsche, che io ho a casa, al cofanetto, in tedesco, ovviamente in tedesco, poi loro fanno anche la traduzione in italiano. D'accordo? E da quel momento in poi Nietzsche in qualche maniera viene piuttosto sdoganato, siamo già negli anni 70, 80, già negli anni 80 Nietzsche è diventato comunque un best seller, come oggi, all'epoca si vendeva anche in edicola, cioè c'è un rifiorire di questa letteratura, prima se te leggevi Nietzsche eri un nazista, era orientato in questa maniera, ridicolo ma è così. Dopodiché Nietzsche viene sdoganato, poi viene ripreso anche dai filosofi francesi, insomma diventa un personaggio comunque con il quale bisogna fare i conti e fuori da determinati giochi politici, perché ripeto, c'è questa edizione scientifica e quindi si inizia a dare giusto valore, giusto peso filosofico, letterario all'opera di Nietzsche. Però vedete quanta acqua è dovuta passare sotto i ponti, fino ad arrivare, ecco io negli anni Ottanta, quindi mi sono laureato nel 1990, quando ho studiato la seconda metà degli anni Ottanta, quindi il pregiudizio non era soltanto del liceo, quello dei preti dove andavo il Pio IX, il pregiudizio era anche dell'Accademia, anche all'Università della Sapienza non c'era un professore, sarei dovuto andare a Torino da Gianni Vatti, ma non c'era un professore che era in grado di farmi da relatore per una tesi, io originariamente volevo scrivere una tesi, su Eraclito in Nietzsche, cioè Nietzsche in vari passaggi cita a più riprese, fa riferimento a Eraclito, il grande filosofo presocratico. Io mi stavo specializzando in filosofia antica, però mi interessavo di Nietzsche in separata sede, lo studiavo per conto mio, perché non c'era una cattedra alla Sapienza che trattasse Nietzsche. Non ce n'era una. Quindi lo studiavo per conto mio, avevo proposto al professore di filosofia, di storia della filosofia antica, Gian Antoni. Quindi io andai dal mio professore e dissi, allora io voglio fare questa tesi. Sì, molto interessante, però io posso al massimo farle da correlatore, non da relatore, perché lei si occuperebbe di Nietzsche, di Eraclito in Nietzsche, non di Nietzsche in Eraclito, che ovviamente sarebbe impossibile. È chiaro? E quindi niente, era ancora difficile. Poi Nietzsche, oggi è studiato, è letto, insomma è stato pienamente sdoganato e in qualche maniera ormai non è più politicizzato, non è più facilmente politicizzato. Invece a Marx, anche questo è interessante, è accaduto esattamente il contrario. In Italia, in Europa in generale, in Italia in particolare. Cioè le opere di Marx... nella seconda metà del Novecento diventano opere lette, studiate, studiatissime anche nell'Accademia Italiana, quindi c'è un fiorire di libri, di saggi, se ne producono decine ogni anno, centinaia in Italia, figuratevi in tutto il mondo, la centrale, quella che garantisce l'ortodossia dell'Unione Sovietica, no? Crolla il muro di Berlino, finisce l'Unione Sovietica, Marx scompare dai radar, cioè non si studia più. Per 20 anni, cioè non si studia più, qualcuno ancora lo studia, ma insomma le pubblicazioni su Marx iniziano a scemare, a diminuire, fortemente ideologizzato e associato evidentemente all'Unione Sovietica, è finito l'Unione Sovietica, è inutile studiare Marx, ha fallito, non è interessante il suo pensiero. E c'è questo revival di Marx invece abbastanza recente, perché oggi, in questi anni, quindi già nella passata decade del XXI secolo, ma siamo nella terza decade del XXI secolo, non sono passati di 2 minuti, si stavano già evidenziando, oggi sono sotto gli occhi di tutti, le mancanze del neoliberismo, cioè di quella visione politico, filosofica, ideologica, che aveva vinto la battaglia con il marxismo-leninismo, col bolscevismo, con l'Unione Sovietica, col socialismo reale, dunque quella avrebbe funzionato, la storia sarebbe finita lì. Si parlava proprio di fine della storia, abbiamo vinto noi, ha vinto quella visione, è la migliore del mondo, dunque non ci sarà bisogno di cambiare per nulla. Manco per niente, non mi sembra che da 30 anni a questa parte le cose vadano molto meglio, anzi stanno andando di male in peggio, per così dire, e dunque Marx,
come interprete delle contraddizioni e delle crisi interne al capitalismo, prodotte dallo stesso capitalismo, è tornato di grande attualità, non come profeta della rivoluzione, ma come analista economico-politico delle contraddizioni interne del sistema capitalista. Di fatto Marx si è occupato di questo nel primo libro del Capitale, che è l'opera a cui lui ha lavorato in maniera, poi lui è morto, ha lasciato qualche appunto, ma diciamo tutto il resto non è farina del sacco di Marx, lo è solo in parte, è fondamentalmente farina del sacco di Engels e di altri pensatori successivi. Quindi vedete come è interessante come l'attenzione dell'opinione pubblica per motivi storici, politici, spesso e volentieri di strumentalizzazione di propaganda, cambia anche la percezione di quella visione del mondo, di quella ideologia, no? E della possibilità di maneggiare quella determinata opera. Ma tutti questi grandi personaggi in vita, quindi un Nietzsche, un Gramsci, un Pasolini, un Marx, tutti quanti temono, tutti i grandi artisti temono di essere manipolati. Cioè, che cosa avverrà della mia opera dopo la morte? E molte volte affrontano questo tema, e Nietzsche è così schivo, così solitario, e lui si preoccupa anche di questo. Avete visto quando lui dice il fenomeno è ancora in corso, quando parla del nichilismo, io ve l'annuncio, ma intanto gli uomini della mia epoca non sono in grado di capirlo, forse sarò capito da qui a due secoli, lo dice chiaramente, e aveva visto bene anche questo con il senno del poi, ovviamente. E non l'hanno capito, l'hanno frainteso, anzi l'hanno strumentalizzato, e finito con diventare nazista, e poi accusato di questo e di quest'altro, per poi ritornare in auge e oggi essere estremamente attuale per provare a capire l'epoca, ma non perché ci sia la verità o qualcuno abbia ragione in assoluto, anzi Nietzsche lo negherebbe a priori, nel senso lui al limite sposa una visione prospettica, prospettivismo si chiama, ma perché quegli strumenti concettuali, no, sono come frecce nella nostra faretra, uno li utilizza per provare a darsi conto della vita quotidiana, del mondo in cui vive. Quindi ci sono degli strumenti concettuali, delle metafore, no, che tornano in auge, che magari possono tornare utili da qui a 10 anni, da qui a 20 anni. Quindi ristudiare il classico, ma del resto siamo al liceo classico, se non avete capito questo, voglio dire, è veramente inutile studiare, figuriamoci Sofocle, Eschilo o Euripide o leggersi Platone, che invece sono testi di grande attualità, comunque sempre verdi, stanno lì, poi improvvisamente riprendono anima. Perché? Perché il lettore di quel momento, poi magari grazie a un interprete successivo, a un altro grande artista, a un altro grande filosofo, a un'opinione pubblica particolarmente sensibile e così via, e quell'idea, quella visione torna utile, torna nuovamente stimolante, rifiorisce come un seme gettato lì. E questo vale per tutte le cose, vale soprattutto per la storia e poi per la storia della filosofia. Quindi torniamo al giovane Nietzsche, che è un filologo e che scrive questa opera che voi già conoscete, perché me ne ha parlato senz'altro la professoressa di greco, no? Magari l'anno scorso, La nascita della tragedia. Nella nascita della tragedia Nietzsche è quello che inventa, scopre, queste categorie vengono utilizzate ancora oggi, in parte sono state rivisitate, ma insomma la tesi di fondo rimane ancora oggi valida, per cui la tragedia sarebbe nata dalle antiche feste dionisiete, no? Il canto del tragos, ode tragodia, il canto del capro. Il capro è l'animale sacro, no? Alle feste di Dioniso, e quindi la tragedia sarebbe l'evoluzione di queste parodie, di queste feste religiose che si basavano fondamentalmente sul canto e sulla danza. Sul canto e sulla danza. Quindi il canto e la danza, infatti, è l'origine della tragedia dallo spirito della musica. Poi ne parleremo la prossima volta. L'origine della tragedia dallo spirito della musica. Guardate le parole, che il filologo le sceglie apposta. Tragodia, il canto del capro, e quindi fa riferimento a Dioniso. La musica, le muse, fanno riferimento ad Apollo.
Apollinio e Dionisiaco. Quindi un incontro, una sintesi di Apollinio e Dionisiaco avrebbe prodotto questo che è il punto d'arrivo, massimo equilibrio della visione arcaica greca, che è l'epoca tragica dei greci. La decadenza per Nietzsche, qui una chiave di lettura molto interessante, anche questa sarebbe iniziata con Socrate e con Platone. E il cristianesimo, una filosofia, una visione della decadenza, sarebbe un platonismo volgarizzato, adattato alle folle, alle masse, a una massa di schiavi. Mentre la Grecia classica, la Grecia arcaica, quella del VII, VI, V secolo avanti Cristo, già con Euripide inizia la crisi, con i sofisti, con questi chiacchieroni qua, insomma. Poi con quelli che rinunciano a guardare negli occhi la realtà per quello che è tragica, per l'appunto, e iniziano a parlare di mondi dietro il mondo, di idee, di iperuranio, di salvezza dell'anima, no? Nello Zarathustra lui scrive proprio questo in maniera antiplatonica. Vi scongiuro, fratelli, rimanete fedeli alla terra, non credete a coloro che vi parlano di mondi sopra il mondo, che vi vogliono illudere con sovraterrene speranze. Loro magari non lo sanno, ma sono degli avvelenatori, vi avvelenano l'anima, cioè vi distolgono da un rapporto reale con la natura, con il mondo, e questo rapporto non può che essere tragico, cioè non può che passare per la morale del mondo arcaico, del mondo. Quindi i grandi presocratici sono il punto di riferimento di Nietzsche, ovviamente Eraclito, Eraclito per primo. Cioè Eraclito lui non ha dubbi, cioè io solo con uno mi trovo vicino, lui schifa anche quelli che l'hanno preceduto, figuriamoci, era molto egocentrico. Ma lui dice, solo presso un filosofo mi trovo bene, Eraclito. Questo volevo fare la tesi. Eraclito in Nietzsche era motivata da questa roba. Se qualcuno di voi la vuole fare, la vuole continuare, la tesi. Tu ti iscrivi a filosofia e per cortesia produci questa cosa che io volevo fare tanti anni fa. Te la senti? Thank you.